Bene, cari amici di Telegarda, un carissimo saluto a quanti ci vogliono seguire, hanno il desiderio di seguire questa trasmissione che vuole appunto attirare l'attenzione sul dialetto. Vedete che con me c'è un ospite che chi è affezionato alla trasmissione sicuramente conosce, Gilberto Galvagni, che ci ha lasciato già un segnale della sua passione per la poesia qualche tempo fa, con appunto i suoi versi intitolati appunto Poesia. Vi ho già detto precedentemente che è una figura importante nell'associazionismo locale, special modo nel mondo della montagna, e poi naturalmente anche il suo impegno per la difesa dell'ambiente, sempre più, a suo parere, ma anche a parere di tutti, sempre più in pericolo man mano che va avanti il tempo. Quindi anche oggi lo abbiamo qua perché voglio che lasci a me, ma principalmente a voi, qualche suo verso particolarmente interessante, sempre naturalmente in dialetto. Vedete che io parlo sempre in italiano, ma piano piano entrerò anch'io a parlare il dialetto, ma perché parlo in italiano? Perché mi rivolgo a coloro che il dialetto non lo conoscono. Quindi cerco di far da tramite fra quelli che non conoscono il dialetto e naturalmente coloro che sono con noi a parlare in dialetto. Quindi, caro Gilberto, che poesia ci porti oggi? Ancoi porta una poesia che ne porta una poesia che ne porta, che ne porta andrio nel tempo, quando sia ti che mi e qui che galano se tanso. Avevano deseani. Ecco, diseria che avevano proprio 7, 8, 9 deseani. Certamente. La fanciullezza. L'età. I tempi della scuola elementare. Quando non era pensieri, quando che nel cervello non era misteri. Era solo voglia di pensieri, venga avere che pensieri, ma non era i pensieri. Ma non era pensieri, esatto. Perché così tanto tempo fa? Cosa ci vuoi raccontare? Ecco, ho dei ricordi bellissimi, chiaramente, della nostra infanzia, sia a partire dall'oratorio, di gente, da quella voglia di stare insieme, di giocare insieme. E il giovedì dopo di Snar che noi che avevamo in vacanza libero, che se ne va su scuola, al parco arciducale sulla costa del Castel, era un mondo, certo, libero, senza paura, non era pericolo, non era, anzi, se te sbrugnevi sta attento a andare a casa perché magari dirgli niente, tenetela, perché se no, ma se maureva, anche con i dinoci maroti, ma se maureva comunque. La poesia di Ancoi, quella che porto, ne ricorda proprio quando che zugheven sotto i portichi in piazza, alle balotte, esatto. Con le buse, esatto, nelle piastre. Con le buse nelle piastre, che era, ti ricordi che feven sui mucetti? Sì, sì. Che feven torvia tut, turli tut. Turli tut o torvia tut, cioè torvia tut. Turli tu significava lasciare tutta la roba che era, sassotti, pezzotte, quel diavolo che impediva alla pallina denare nella busa, rodolare denare nella busa. Torvia tutto invece voleva dire liberare. L'era un accordo che se feva prima di mettersi a giocare, certo, insomma, certo, fra le squadre o fra i singoli giocatori. E ho da dire una cosa. Mi penso che come ti e come tanti, come noi, insomma, avem zugato tantissimo. Ma mi non mi ricordo che avem mai begano. No. Se la balota, ti tirevi la balota e neva sul mucet, lo sembroieva. No, era un gioco sempre leale. Leale, semplice. Certo.
e che creava era amicizia. sempre in gran rispetto fra i piccoli e i grandi, mi Esatto, ricordo. certamente, certamente Aveva che era. fenomeni di bullismo come Grancol. Osso, assolutamente bullismo, ma bullismo lo sentì in questi anni, Kimi, nei nostri tempi, no. Infatti vedo che appunto il titolo è Turlitud, quindi che Turlitud. riporta a quella, a Esatto, a quell'esperienza. quell'esperienza lì, sì. Bene, allora cari amici, adesso Gilberto ci presenta questi suoi versi che appunto avete sentito ci riportano a più di 50 anni fa, 60 anni fa, 50 anni nella fa, sì. piazza della chiesa dove adesso diciamo c'è il porticato, Sì. dove c'è il confezioni Zamboni, tanto per dire, dove c'era una farmacia anche una volta. Sotto i porteghi. Turlitud. Bene. Popi descolzi che core, che ride, che fa su casote, che zuga a balote. Balote a muceti, turlitud! Popi descolzi cuciadi per terra. Popi che varda, turlitud! Balote che gira, muceti che casca. Popi descolzi, no che ne pu. Tutti scarpai, a lustro tirai. Se uno il se sporca, se che dissù. Se un altro snaroccia, beatissima vergine, pensi che tu. Mamma, migo, o Robertino, mi no hai proprio tempo? Lasciami stare. Ma tu non sa proprio che fare? Ma che passione mi fai venire in pinza da bravo il televisore. Popi descolzi, balote che gira, muceti che casca, no che ne pu. Ma i popi d'ancoi, che casca proprio tutto. Bene, abbiamo sentito questa poesia di Gilberto, adesso cerco di trasformarla in lingua italiana. Bambini scalzi che corrono, che ridono, che costruiscono casette, mucchietti, che giocano con le palline. Palline a mucchi. Turlitud, cioè togliere via tutto, anzi lasciare di tutto. Certo. Bambini scalzi, inginocchiati, accucciati per terra, bambini che guardano, turlitud, quindi lasciareli tutto. Palline che girano, mucchietti che cascano. Bambini scalzi, non ce ne sono più, tutti con le scarpe, tirati a lustro, cioè vestiti benissimo. Se uno si sporca, Lo si sgrida. lo si sgrida. Se un altro snaroccia, se ad un altro cadono, Le viene giù candele, il muco. il muco, le candele di muco, Beatissima Vergine, pensaci tu. Mamma, io ho, Robertino, non hai proprio tempo, cioè io non ho proprio tempo. La mamma che cerca di parlare un po', cerca di trasformare il dialetto in italiano, non ho proprio tempo, lasciami stare. Ma tu non sai proprio cosa fare? Ma che problemi mi fate venire? Accendi da bravo il televisore. Bambini scalzi, palline che girano, mucchietti che cascano, non ce ne sono più. Ma ai bambini di oggi casca proprio tutto. Ecco, questa è la traduzione in italiano. Naturalmente penso che ci sarebbe ancora molto da dire, ma abbiamo già ricordato un po' quei tempi, no? Siamo qua un po' con la Penso nostalgia della vecchiaia di a sì. ricordare quei tempi. Quindi lasciamo perdere, perché sennò fra poco ci Certo, mettiamo a piangere ed è meglio che. Invece, con sì, l'anagrafite che avanza non ne esatto. conviene. Ecco, invece io approfitterei per riascoltare. Riascoltiamo noi, ma Certo. riascoltano i nostri telespettatori il coro Castel. Però prima ho il mio compitino di casa, cioè Lassio. Agli amici altri 10 vocaboli dialettali che sono altreri. Prima Gilberto parlando di dialetto l'ha nominato, vuol dire l'altro ieri. Ceregot è il chierichetto. Empizzar l'abbiamo visto qui, mi pare, nella poesia. Accendere il focol, la roncola, l'accetta. Il gaban è il pastrano. Gabanel sarebbe il piccolo pastrano.
magnar, mangiare. Osel, uccello. Il poiat, il pulcino. Ringa, la ringa. E poi torobet, che è il voltagabbana, quello, la banderuola, quello che cambia modo di pensare, come una bandiera. Eccoli 10 vocaboli. Ti dicevi, scusa, te hai nominato il gabam. Il gabam. No? Il detto, il dialetto, il prin che leva, il mette il gabam. No, è il no. Prin che leva e il mette il gabanel del pare. Ah, il gabanel. Il gabanel del pare. A quel tempo non era giacchette vestiti dalla festa, certo. No? Quindi il prin che leveva e poteva mettere il gabanel del gabanel. Papà. Ecco. Bene, con questo ultimo ricordo di Gilberto, lasciamoci gustare un po' di Coro Castello ancora in conclusione di questo nostro incontro con gli amici, ai quali ricordo non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Arrivederci. Grazie. Canose dentro principi su.